Tutti i nomi, grazie Signore Gesù per la forte tua presenza qui e per questo santo luogo che tu hai scelto. Lode a te, tu sei la stella del mattino. Grazie Signore Gesù per il tuo amore, grazie per la salvezza. Grazie Signore Gesù per la tua misericordia. Lode a te nei secoli dei secoli. Grazie Signore Gesù per oggi che oggi sono qua, sono perché tu solo mi dici che sono preziosa ai tuoi occhi, tu solo mi dici amami così come sei. In questo mondo pieno di burrasca, veramente, io in te trovo e confido in te. Grazie Gesù, gloria e benedizione a tutti coloro che mi sono vicini. Io chiedo sempre a Gesù di essere uno strumento pieno di serenità proprio per portarla a tutti. Devo dire grazie Gesù, anche se mi sono messa in prova, però proprio in quella prova tu mi sei vicino. Grazie. Benedetto sei sempre tu Gesù, benedetto Padre, benedetto Spirito Santo, benedetto per tutte le grazie, le benedizioni che stanno raggiungendo ognuno di noi qui presenti, anche coloro che i nostri cari che li abbiamo lasciati a casa, anche i nostri cari che sono in paradiso. Grazie. Gloria a te, Signore. Gloria a te, Signore Santo, per questo che sei. Grazie, Gesù. Grazie, Gesù. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, Signore, grazie Gesù, lodi a te, Signore, grazie Gesù, voglio ringraziarti ancora, perché se Savere non è qui, ma è qui presente. Grazie Gesù. Quindi ti voglio lodare e ringraziare per le gioie, per i 21 anni che abbiamo passato insieme e per tutte le preghiere che facevamo insieme, il cenacolo di preghiera. Le persone che grazie a lui tu ci hai fatto incontrare e tu continui ancora oggi. Grazie. A compiere miracoli, soprattutto nella mia vita, anche se c'è un dolore che sto esternando in questo momento. Però sì, io so che tu sei sempre con me e che lui è sempre con me. Che sta pregando anche per noi. Grazie, grazie. Quindi Signore tu ci chiami ad essere messaggeri della tua parola. Io invito tutti, nella gioia e nel dolore, a proclamare sempre la Signore di Dio, la Signoria di Dio, nelle nostre famiglie soprattutto, e dove c'è odio, disperazione, rancore, portiamo la gioia, la pace, anche se non diciamo molte parole, ma portiamo la nostra parola di conforto. Grazie, lode sempre, Signore Gesù. Non c'è Dio grande come te, non c'è Dio che fa.
amico che ci ama e ci perdona. Poi abbiamo un amico che ci ama, il suo nome è Gesù, che ci ama. Lode, lode, lode a te, Signore. Tu sei il Signore della mia vita. Signore mio, ti voglio ringraziare. Sono qui per lodarti per tutto quello che hai fatto nella mia vita. Sì, Gesù, l'anno scorso ero qua a piangere. Oggi sono qua a gioire, perché tu hai cancellato una cosa nella mia vita e ne hai messo un'altra. Signore Gesù, il seme che hai piantato nel mio cuore sta crescendo giorno per giorno. E sta dando i frutti. I frutti sono l'amore. Tu hai piantato questo seme, era piccolo, è stato annaffiato da tutte le mie sorelle, da Paola, da Ermanno, da Giovanna, da Rosario, da tutti voi, da te, zia Cetti. Tutti avete contribuito a far crescere questo grande amore che già c'era, ma ora è diventato immenso. Io, Signore Gesù, ti amo col mio cuore, con la mia anima, con la mia mente. Sì, amiamo il Signore con tutto noi stessi, che il Signore ci dà tutto quello che vogliamo. Grazie, Signore Gesù. Lode e gloria a te. Lode, lode, lode. Grazie, Signore, io ti voglio adorare. Adorare ed amare sempre di più, Signore. Ogni giorno di più. Tu sei il mio creatore, tu sei il mio tutto, Signore, nella mia vita. Tu sei stato sempre vicino a me e il tuo grande amore l'hai fatto sentire sempre. E anche a tutti quelli che ho vicino. Tu ti ami per uno, per noi, Signore. Conosci il nostro cuore, ci apri il nostro cuore affinché possiamo veramente riceverti, amarti. Perché tu sei il benedetto, Signore, tu sei colui che è, tu sei il Signore della vita, tu sei il creatore, tu sei colui che ha fatto tutte le cose belle. Oh Signore Gesù, noi vogliamo oggi ringraziare per questo mondo e per questa fede che tu hai messo in noi, perché se siamo qua siamo quelli della fede. Ora Signore, ti chiediamo una cosa, che è quella della pace. La pace interiore, la gioia interiore che dai solo tu, Signore. Ti vogliamo lodare sempre, benedire e ringraziare. Grazie, Signore Gesù, per tutto quello che fai e che farai per noi in giorni e futuri. Grazie, Signore Gesù, lode, lode e benedizione. Signore Gesù, ti voglio ringraziare ancora perché mi stai trasformando. Sì, Signore Gesù. Facci operatori di pace. Fai che dove arriviamo noi, come i tuoi apostoli, portiamo la pace, perché la pace è la cosa che dobbiamo desiderare di più, perché con la pace si costruisce, Signore Gesù, invece con le cose del mondo si distrugge solamente. Signore Gesù, se ci sei tu nel nostro cuore, noi possiamo creare tanti ponti e ci possiamo incontrare con i nostri fratelli. Le pietre possono servire per tirarcelo addosso o per costruire ponti. Io, Signore Gesù, voglio essere il ponte dell'amore, dove ogni persona che incontro posso donare una parola, una cosa, e quello sei tu, Signore. Trasformami, fammi diventare una pietra, sì, magari una pietra brutta, però una pietra di costruzione, non di distruzione. Grazie Gesù, grazie, grazie, grazie. Lode e gloria a te, Signore, benedetto il tuo nome. E noi vogliamo invocarti, Spirito Santo, affinché tu possa scendere nell'intimo dei nostri cuori. Scendi, Spirito Santo, scendi su di noi. Lascia che il tuo fiume scorghi dentro al cuor mio,
lascia quella luce, Spirito di Dio, copri tutto ciò che turba l'anima, tu sei il mio riposo, la mia libertà, tu sei il mio riposo, la mia libertà. È
Ecco, infatti, sta per venire il giorno rovente come un forno. Allora tutti i superbi e tutti coloro che commettono ingiustizia saranno come paglia. Quel giorno, venendo, li brucerà, dice il Signore degli eserciti, fino a non lasciar loro né radice né germoglio. Per voi che avete timore del mio nome, sorgerà con raggi benefici il sole di giustizia, e voi uscirete saltellanti come vitelli dalla stalla. Calpesterete i malvagi ridotti in cenere sotto le piante dei vostri piedi, nel giorno che io preparo, dice il Signore degli eserciti. Malachia 3, 19, 21. Grazie Gesù. Grazie. E la mano del Signore era con loro. Grazie. E così un gran numero credette e si convertì al Signore. Atti 11, 21. Alleluia, grazie Signore Gesù. Allora, facciamo un applauso a Paola, la incoraggiamo e ascoltiamo quello che ci deve dire. Grazie Signore Gesù. L'applauso era moscio, scusate. Grazie. Grazie Gesù. Io vorrei dire una cosa prima. Ringrazio le sorelle che hanno lodato, perché sono riuscite a commuovermi. E per ciò che hanno detto, per come hanno lodato e perché veramente ciò che diciamo sempre nei nostri incontri settimanali, che la lode deve venire dal cuore e non deve essere soltanto una serie di parole non sentite, veramente mi hanno presa la lettera, ho sentito veramente tutto il loro amore per Gesù. Grazie Signore Gesù per questi miracoli e trasformazioni che operi in ognuno di noi. Grazie. Allora, abbiamo sentito già tante cose stamattina riguardo alla liberazione, agli inganni del maligno. Ci siamo fatti veramente un'idea di come dobbiamo stare molto attenti a tutto quello che ci viene proposto. Dobbiamo imparare a fare discernimento e a non cadere nei tranelli che sono veramente tanti. Io oggi vi parlo di Cristo o New Age, proprio perché il comprendere bene cosa ci viene proposto spesso in certi cammini spirituali, e ce ne sono veramente tanti in giro, proprio imparare a fare discernimento e capire che cosa è adatto a noi cristiani e cosa invece va decisamente contro quello che è il cristianesimo. Intanto vediamo che cos'è la New Age. Sotto il nome di New Age, che vuol dire nuova era, si raccolgono tutta una serie di gruppi che sembrano autonomi, in realtà hanno delle idee in comune. E considerate che questo movimento, potremmo chiamarlo così, nasce negli anni 70, per intenderci il periodo degli hippie, dei figli dei fiori, perché in quel periodo è successo che i maestri indù e buddisti dall'India e dal Giappone hanno portato in Occidente le pratiche dello yoga e dello zen, che fino a quel momento erano abbastanza sconosciute. E sono nati diversi gruppi che hanno cominciato a proporre dei cammini spirituali che in apparenza possono sembrare innocui, e ripeto, gruppi molto diversi fra loro, che però seguono delle idee e dei principi comuni. Prima di tutto il credere nella natura ultimamente divina dell'uomo, il credere nella reincarnazione. Sono gruppi che parlano di vibrazioni, onde energetiche, pace, amore, luce, tranquillità, parlano di presa di coscienza del sé. E fondamentalmente sono gruppi che puntano proprio su questo, la presa di coscienza del sé, e vanno bene per questo tutti i metodi, in teoria anche tutte le religioni. Hanno tutti un'unica teoria sul mondo. Per questi gruppi tutto ciò che esiste, cielo, terra, spirito, corpo, materia, è tutto espressione di, potremmo dire, una grande, enorme vibrazione spirituale, come una specie di grande anima. Ognuno di noi e tutto ciò che esiste è espressione di questo, e quindi l'individualità non esiste, è un'illusione, perché facciamo tutti parte di questo unico Dio mondo. Dio si identifica con il mondo. E quindi cosa succede?
proprio perché parlano di vibrazioni, di onde energetiche, hanno prima di tutto una grande fiducia nella scienza, soprattutto nella fisica. C'è una netta preferenza per le religioni orientali e poi vedremo anche perché. Puntano molto sulla psicologia moderna proprio perché parlano di coscienza del sé, di presa di coscienza. Presa di coscienza di che cosa? Del fatto proprio che siamo espressioni di questo unico Dio, di questa immensa vibrazione. E quindi siccome siamo espressione di questa immensa grande anima, noi stessi siamo Dio. Attenzione perché qua comincia a esserci un discorso un po' pericoloso. Proprio perché se noi pensiamo, siccome siamo espressione di Dio, che siamo Dio, ci sentiamo in diritto di fare anche esperienze un po' limite, esperienze alle soglie della morte, viaggi extracorporei, tecniche tipo rebirthing, rinascita. Ci sono diverse tecniche psicologiche che vengono adottate. C'è grande fiducia nell'astrologia, adesso un po' meno, ma fino a qualche anno fa c'era l'abitudine, quando si conosceva una persona, di che segno sei? La prima cosa veniva chiesta, perché era molto in auge questo discorso dell'astrologia. E poi questi gruppi parlano spesso di spiriti guida, quindi di medium che mettono in contatto noi persone con gli spiriti guida, che non sono ben specificati, non si sa se sono angeli, spiriti, non si sa bene da dove arrivano, di una natura, devo dire, molto dubbia. E c'è anche un discorso di esoterismo, puntano molto sull'esoterismo, cioè il fatto che pochi sono depositari della verità, diciamo così. E c'è anche una netta prevalenza del sentimento sulla ragione. Nel senso, vi ricordate quel libro della Tamaro, Va dove ti porta il cuore? Ne hanno fatto un po' un loro slogan, vai dove ti porta il cuore. Fai quello che ti dice il cuore, quello che ti dice il sentimento. Magari in barba ai 10 comandamenti, giusto? Ecco, noi non possiamo dire vado dove mi porta il cuore, mi sento di fare questo, lo faccio. No. Ci sono delle regole morali da cui non si può prescindere. Invece cosa succede? Proprio perché c'è poi questa fiducia, questo credere nella reincarnazione, tutto quello che io sbaglio in questa vita lo posso rimediare nella prossima. E questo è un discorso molto pericoloso. Ma quello che più ci fa capire che veramente questi gruppi non hanno a che fare con noi cristiani, è la visione che hanno di Cristo, perché ognuno di questi gruppi, quando o non ne parlano di Cristo completamente, parlano magari di Dio come appunto energia, espressione della natura, di un'anima eccetera, o non ne parlano affatto di Gesù come se non fosse mai esistito, o ne parlano come una delle tante incarnazioni di questa grande anima che è Dio, una volta Buddha, una volta Maometto, una volta Krishna, una delle tante incarnazioni è stato Gesù di Nazareth, e questa grande anima universale continuerà a incarnarsi in questi personaggi illuminati. Gesù Cristo viene spesso considerato semplicemente un illuminato o un profeta. Questo ci fa capire subito che in realtà un vero cristiano non può accedere alla New Age. Perché per noi Dio non si identifica con il mondo, Dio ha creato il mondo. Noi siamo sue creature e siamo suoi figli. Questa è la nostra divinizzazione, noi non siamo Dio. Dio è distinto da noi, è il nostro creatore, non c'è confusione fra creatore e creature. Siamo suoi figli, questa è la nostra divinizzazione, potremmo dire. E quindi è un discorso molto diverso. Inoltre il discorso sulla reincarnazione non è così, l'ha ribadito Padre Francesco stamattina. Per noi la vita è un avvenimento, la morte è un avvenimento unico, è il passaggio alla vita eterna, e in questa vita terrena dobbiamo scegliere da che parte stare. Per noi l'unico mediatore fra noi e Dio è Cristo. Qualsiasi altra visione di Cristo non ha veramente niente a che fare con noi, e ci salviamo attraverso Cristo. Invece fondamentalmente
noi ci salviamo soltanto attraverso Cristo, non c'è nessun tipo di cammino spirituale, vibrazione, esperienza che possiamo fare, ma la nostra salvezza non è lì, la nostra salvezza è Cristo. Grazie Gesù. E questo è un discorso importantissimo. Attenzione, vi ho detto prima le filosofie orientali, a parte il discorso sulla reincarnazione che è già stato chiarito, ho detto anche una cosa molto bella su questo discorso della reincarnazione. Pensare di salvarsi con la reincarnazione, che vuol dire in ogni vita scontare i peccati commessi e purificarsi, vuol dire rendere assolutamente e completamente vano il sacrificio di Gesù sulla croce. Se io mi salvo così, che cosa è venuto a fare Gesù? Perché è stato sparso il suo sangue? Allora attenzione, perché apparentemente sembrano tutti discorsi spirituali innocui, in realtà non lo sono, perché poi contribuiscono a fare confusione e ad allontanarci da quella che è invece la verità cristiana. Noi siamo cristiani, seguaci di Cristo, Cristo è al centro della nostra vita. Non possiamo pensare che sia soltanto un illuminato, una delle tante manifestazioni di un Dio mondo che rimane molto nel vago. Io so di cosa sto parlando perché ho fatto parte di qualche gruppo, quindi ve lo dico per esperienza. Cominciavo questi cammini che magari parlavano comunque di Dio, come lo intendiamo noi, ma quando si arrivava a Cristo non si capisce perché, non era ben chiaro questo discorso, e allora lì comincia veramente ad accendersi un pochino la lampadina e dice: ma questi che cosa fanno, che cosa intendono? Non sono discorsi adatti a un vero cristiano che mette Gesù al centro della propria vita. Per quanto riguarda il discorso delle filosofie orientali, anche qui bisogna stare molto attenti, perché nessuna delle tecniche dello yoga, di respirazione, di meditazione trascendentale prescindono da un discorso religioso. Perché tutti i gruppi della New Age si rifanno alle filosofie orientali? Perché le religioni orientali hanno proprio questa visione di Dio. Dio si identifica con il mondo. E quindi tutte le tecniche di respirazione, di meditazione, lo yoga, dice: ma io mi rilasso con le posizioni dello yoga. È un grande equivoco, perché lo scopo dello yoga non è quello di far rilassare il nostro corpo o di farci stare meglio, guarire, ma l'intento dello yoga e di tante altre tecniche respiratorie, di meditazione, è quella di farci dimenticare di avere un corpo. Esattamente il contrario. Perché il massimo grado per le filosofie orientali di spiritualità, di nirvana, che è poi la salvezza, è l'annullamento totale dell'individuo nel mondo, come una goccia che si perde nel mare. E a questo annullamento totale che porta la salvezza, cioè l'annullamento del dolore e di tutto ciò che mi può dare fastidio nel mondo, è proprio per loro la salvezza, l'annullamento totale del mondo, perché dicevamo all'inizio non esiste individualità, è un'illusione, in realtà siamo tutti espressione di questa grande forma energetica, potremmo dire questo. E quindi capite che c'è un grande equivoco. Pensate, l'immagine è un po' antica, dei fakiri sui chiodi. Perché? Perché le tecniche che loro usano e le conoscono molto bene permettono questo, di andare oltre i sensi, di non sentire più nulla della realtà e perdersi in questa proprio forma di ricerca di sé, della propria coscienza, questo viaggio interiore che annulla tutto quello che arriva dal mondo. Questo per loro è il nirvana, la salvezza, il massimo a cui si può arrivare. L'equivoco è grande, e questo tutto ciò che ha a che fare con le filosofie orientali, con le religioni orientali, parte proprio da questo principio. Anche la medicina, poi di fatto ci sono tanti, c'è un discorso sulle medicine alternative, giusto? La base di queste medicine alternative è sempre questa, questo andare oltre i sensi,
andare oltre la propria dimensione corporea per annullarsi in questo Dio mondo che non ha niente a che fare con il nostro Dio, che invece è creatore del mondo e distinto da noi. Per questo, proprio perché è distinto da noi, noi abbiamo un rapporto d'amore con Dio Padre, perché l'amore è interpersonale, altrimenti non ci potrebbe essere questo discorso d'amore. E quindi capite bene che spesso si cade in questi equivoci, perché si vede lo yoga o altre tecniche semplicemente come qualcosa che ha a che fare con il benessere del corpo, come una specie di ginnastica. In realtà non è così, anche perché poi all'inizio può sembrare tale, ma chi ci ha avuto a che fare sa che arriva un momento in cui si fanno delle rinunce e si comincia ad omaggiare, ad adorare delle divinità, che non è sicuramente Dio Padre. E questo succede in tanti aspetti delle filosofie orientali, soprattutto l'induismo, la stessa danza indiana. Io ho fatto anche quello, non mi vergogno a dirlo, perché pensavo fosse una innocua disciplina di danza, io ne ho fatte tante. In realtà no, poi ci spiegavano quando andavamo lì a fare lezione, non ci facevano solo fare dei movimenti di danza, prima c'era tutta un'introduzione che parlava delle divinità indù, che sono tante, perché la danza indiana è una forma sacra di preghiera alle divinità indiane. Però quando noi non sappiamo le cose ci cadiamo, e questo è uno dei tanti inganni veramente che ci arrivano dal mondo per sviarci. Allora, per quanto riguarda, non ci vedo. Per quanto riguarda la posizione della Chiesa, nel 1989 l'allora cardinale Ratzinger ha scritto proprio una lettera a tutti i vescovi della Chiesa Cattolica, proprio per chiarire alcuni aspetti di questa commistione fra il cristianesimo e questi gruppi della New Age. Ci sono delle parti importanti, ve ne leggo poche perché sennò divento noiosa, scusate. Il contatto sempre più frequente con altre religioni e con i loro differenti stili e metodi di preghiera ha condotto negli ultimi decenni molti fedeli a interrogarsi sul valore che possono avere per i cristiani forme non cristiane di meditazione. La questione riguarda soprattutto i metodi orientali. Questo è il cardinale Ratzinger, quando era cardinale. È necessario a tale scopo formulare una decisiva premessa. La preghiera cristiana è sempre determinata dalla struttura della fede cristiana, nella quale risplende la verità stessa di Dio e della creatura. Per questo essa si configura, propriamente parlando, come un dialogo personale, intimo e profondo tra l'uomo e Dio. La preghiera cristiana rifugge da tecniche impersonali o incentrate sull'io, sulla coscienza di sé. Nella Chiesa la legittima ricerca di nuovi metodi di meditazione dovrà sempre tener conto che a una preghiera autenticamente cristiana è essenziale l'incontro di due libertà, quella infinita di Dio e quella finita dell'uomo. È chiarissimo. Per noi che cos'è la preghiera? Non è andare a scavare nel nostro io, non è isolarsi dal mondo. Dobbiamo uscire dalle logiche del mondo, questo sì, siamo nel mondo ma non siamo del mondo. La nostra preghiera cos'è? Gesù ce l'ha insegnato, è un colloquio con il Padre. È uniformare al Padre la nostra volontà, questo per noi è preghiera. Anche nei momenti di maggiore estasi dei santi, cosa avevano davanti questi santi? Avevano Gesù. Non avevano un Dio mondo o delle vibrazioni o delle onde energetiche, no, era un colloquio continuo con Gesù, e la preghiera per noi è questa. C'è da chiedersi però come mai, adesso un po' meno, ma soprattutto negli anni 80 la New Age ha preso veramente molto piede, un po' perché forse era una novità, un po' anche perché probabilmente c'era la visione della Chiesa un po' come formalistica, dogmatica,
o magari certi cristiani, non lo so, magari si sentivano rifiutati da certe posizioni della Chiesa. E allora che cosa è importante che facciamo noi cristiani? Che veramente portiamo il messaggio di Cristo nella sua autenticità. Cioè dobbiamo veramente far capire che mettere Cristo al centro della propria vita è la vera felicità, è la vera salvezza. Se noi riusciamo a fare questo, a far arrivare alle persone nell'evangelizzazione questo tipo di messaggio, allora veramente vediamo che le persone cominciano a porsi un po' il problema di quello che stanno facendo, se per caso sono entrati in uno di questi cammini. Proprio perché la pienezza della vita, la gioia e la pace, io non devo andarle a cercare chissà dove, le trovo in Gesù. Grazie Signore, scusate se mi ho umiliato. Questo ci serve proprio per stare attenti. La cartina di tornasole di ciò che ci viene proposto la trovate proprio nel modo in cui viene considerato Gesù di Nazaret. Lì siete sicuri. Quando Gesù non viene considerato come unico mediatore fra noi e Dio, come colui che ha portato la salvezza, che è morto per noi per salvarci, ma viene semplicemente un illuminato, un profeta. Quante volte ho sentito dire Gesù un illuminato? Ma che vuol dire un illuminato? Per noi non è un illuminato, è la luce, è la luce, è la salvezza. Poco fa abbiamo lodato dicendo che cosa? È salvezza, è misericordia, è liberazione, è guarigione, altro che illuminato. Quindi attenzione, io ci sono caduta tante volte, poi sono arrivata alla conversione, ma sapete come sono diventata abile, perché l'ho chiesto al Signore, nel subodorare quando c'è qualcosa che non va. Grazie Signore Gesù per questo discernimento che concedi a ognuno di noi. Amen.